In occasione della riapertura delle scuole, noi di Sirius Shop abbiamo deciso di contribuire, a modo nostro, alla misura obbligatoria delle mascherine per i nostri bimbi. Quindi abbiamo progettato il modello di una mascherina sagomata e foderabile in tre misure, adattabili a ciascuna fascia d'età. Troverete il link al cartamodello scaricabile qui sotto in descrizione. Intanto io vi faccio vedere come realizzarla. Servono il cartamodello della taglia selezionata, stoffa differente per l'esterno e per la fodera, elastici tagliati a misura, forbici, metro da sarta, spilli e la macchina da cucire. Inizio con la parte esterna. Stendo il tessuto a ridoppio e piazzo il cartamodello fissandolo con gli spilli. Quindi ritaglio accuratamente la sagoma, che in questo caso presenta i margini di cucitura già disegnati sulla carta per una questione di comodità. Spillo insieme il lato curvo e ripeto la stessa operazione anche per il tessuto di fodera. E vado a cucire insieme entrambi i pezzi lungo il lato spillato. Profilo quindi sia sul tessuto esterno che su quello di fodera il margine di cucitura, riducendolo a circa mezzo centimetro. Questo è un passaggio facoltativo, si lavora bene anche con il margine ad un centimetro. Apro le due parti della mascherina e piego verso il lato destro o verso il lato sinistro entrambi i margini di cucitura. In questo modo, quando andrò a sovrapporle, si troveranno ciascuna su di un lato. Fermo insieme i pezzi facendo combaciare la cucitura centrale, dopodiché spillo insieme prima il margine superiore e poi quello inferiore. Vado quindi a cucire. Il margine corrispondente alla linea del naso sarà cucito con un'unica cucitura dritta, mentre sotto il mento lascerò un piccolo spazio non cucito centrale che userò più avanti per risvoltare la mascherina. Eseguite le cuciture, quindi lasciato lo spazio aperto sotto il mento, vado ad inserire gli elastici negli spazi aperti laterali. Piego a metà ciascun elastico per facilitarne l'inserimento e poi fisso con gli spilli ciascuna estremità a filo con i margini e ben adesa alle cuciture dei profili superiore ed inferiore. Faccio questo per un lato e per l'altro. Andando a fissare gli elastici con una cucitura dritta. Profilo quindi i margini in eccesso in corrispondenza degli angoli. E vado a risvoltare la mascherina attraverso l'apertura lasciata sotto il mento. Una volta risvoltata e ben appiattita la mascherina, vado a spillare insieme il profilo aperto, rispettando il margine di cucitura, e lo chiudo o con una piccola impuntura a vista, con la macchina da cucire, o, come in questo caso, con un sottopunto a mano. E la mascherina, in pochissimi e facilissimi passaggi, è pronta.